Viene semplicemente da dire su questo assetto qui che è molto più simile alla legge dei sindaci di quanto lo sia qualche altra proposta, perché per esempio in questo caso il presidente Renzi è stato eletto sindaco di Firenze non al primo turno. Al primo turno poteva essere eletto se prendeva più del 51%, altrimenti si va al secondo turno e il primo vinceva il premio di maggioranza. Questo è un po' l'impianto che abbiamo voluto dare, così evitando che al primo turno si possa raggiungere un premio con un 37%, un 36%. A questo si aggiunge il fatto che la legge dei sindaci ha il voto di preferenza e ci auguriamo che in futuro anche la legge dei sindaci possa avere una norma che dice mai più condannati in Parlamento, perché nonostante la legge Severino oggi in Parlamento ci sono condannati per corruzione che in questo momento, proprio in questo momento del Paese, sulla corruzione proprio il Parlamento dovrebbe dare un esempio differente. Quindi questo è un po' l'impianto, vorremmo capire partendo dai voti di preferenza qual è la vostra risposta e speriamo che questo tavolo possa essere quello anche determinante per quello che è il nostro confronto, al di là di come vada.